La galassia Panaria si compone di tanti marchi che ovviamente hanno prodotti diversi con posizionamenti diversi, è un target pensato e studiato. Proviamo a parlare di tre dei vostri marchi, mi riferisco a Lea, Panaria e Cotto d'Este. Beh, quest'anno questi tre marchi ciascuno ha presentato una collezione di punta che si vuole distinguere nel panorama dell'offerta globale del Cersaie e credo che ci siamo riusciti, perché abbiamo una presentazione stupefacente in Cotto d'Este di grandi lastre ad effetto metallico, quindi con la riproduzione dell'effetto Corten, con la riproduzione dell'effetto dell'acciaio ossidato, con una fedeltà straordinaria. Abbiamo qui in Panaria la riproduzione o un'interpretazione di quella che è una superficie di tipo legno in grandi doghe di 180 cm con un livello di stonalizzazione e un tatto straordinariamente morbido, vellutato per un utilizzo nell'ambito residenziale ma anche commerciale di estrema gradevolezza. Ed infine in Lea ci troviamo una presentazione di un'interpretazione moderata, rustica ma al tempo stesso elegante di cementi in grandi dimensioni, 90x90, che hanno una versatilità straordinaria, abbinabili anche a grandi lastre di marmo levigate. Quindi è un'offerta veramente che attraversa completamente il range delle possibilità ceramiche che credo possano soddisfare il palato e il gusto di tutti i clienti. Stiamo parlando naturalmente sia di clienti domestici che contract. Certamente, perché lo sviluppo tecnico di questi materiali, sia per le dimensioni che per le prestazioni tecniche, oggi rende i materiali stessi assolutamente versatili, non sono più pensati solo per un utilizzo residenziale o commerciale, perché la bellezza che si vuole ottenere per l'utilizzo residenziale è estremamente gradita anche quando viene portata nell'ambito commerciale. Bisognava solamente elevarne le caratteristiche di resistenza fisico-meccanica e tecniche. Oggi le tecnologie ci hanno aiutato, ci hanno supportato parecchio e i risultati si cominciano a vedere, perché le destinazioni d'uso e il pubblico che si rivolge alla ceramica stanno crescendo sempre di più.